prossimo ospite che ci riporta in qualche modo sul tema della crisi di governo, sicuramente molto attuale e da seguire con attenzione. Grazie per essere qui con noi, a Renato Mannheimer, sondaggista e professore universitario. Professore, grazie per essere qui con noi, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno. Allora, io le chiedo intanto un suo giudizio, che idea si è fatto su quanto sta accadendo sul fronte politico, da attento osservatore storico, direi, della nostra politica, e mi permetto di darle questo piccolo, diciamo, assist, se vogliamo, e cioè, ancora una volta, purtroppo, l'Italia ha dimostrato di non riuscire a, come dire, presentarsi unita e fare squadra nei momenti in cui serve di più, insomma, a fronte di una pandemia, una gestione del recovery fund e quindi dei rapporti con l'Europa, e decidere dove mandare un grosso flusso di denaro per far riprendere la nostra economia, e poi c'è il decreto ristori, e poi c'è il DPCM che deve cercare di gestire il contagio e l'epidemia. Ecco che si aggiunge una crisi di governo, insomma, come se non ne avesse già abbastanza da gatte da pelare il nostro esecutivo e il nostro Palazzo Chigi. Professore. Sì, è vero che non è un momento buono per una crisi di governo, questo sicuramente è vero. È vero che sono litigiosi i politici in tutto il mondo, pensiamo solo all'America, sì, si sparano addirittura, sono litigiosi in Francia, sono litigiosi in Germania, anche in Austria, quindi è abbastanza legato al fatto politico. Per di più, le elezioni con cui abbiamo eletto questo Parlamento diedero un risultato molto strano, con tutta questa grande presenza dei 5 Stelle, che adesso non ci sarebbe più, che si alleano un po' con tutti pur di restare in Parlamento. Quindi è comprensibile che accada. È improbabile uno scenario elettorale, anche perché tutti i parlamentari ne hanno interesse a stare in Parlamento più che possono e farebbero qualunque cosa pur di rimanerci. Il motivo della crisi è stato dato da questa voglia di presenza di Renzi, che per lui è necessaria. Renzi ha un 3% dai sondaggi come percentuale, se andava avanti così zitto zitto, alle prossime elezioni tra 2 anni scompariva dal quadro politico. Così invece ha acquistato una forte visibilità, e se va all'opposizione per lui tanto meglio, così può criticare meglio quello che fa il governo. Quindi non ci voleva questa crisi, ma io sono convinto che in pochi giorni la supereremo. Probabilmente Conte troverà in Parlamento i voti che gli servono, perché i parlamentari tutto vogliono tranne che nuove elezioni. Tra poco le chiedo anche come gli italiani, insomma, stanno reagendo a questa situazione. Magari, insomma, avete qualche dato, avete realizzato qualche sondaggio al riguardo. Prima però volevo tornare su un concetto interessante che ha detto professore in questa sua prima parte di intervento, e cioè che sostanzialmente non l'ha sorpresa più di tanto questa crisi, perché, appunto, diceva, insomma, i politici sono litigiosi un po' ovunque, anche il nostro attuale governo si è creato in situazioni sicuramente inedite. Questo significa che l'attualità può cambiare, può assumere connotazioni anche drammatiche come quelle di questi mesi, o magari meno drammatiche come se facciamo riferimento ad altri periodi storici, ma diciamo che la litigiosità è insita nel DNA del politico, quindi del politico quantomeno in Italia, e quindi per come è iniziato questo governo non c'è da sorprendersi se siamo a questo punto anche in una situazione di pandemia globale? No, non c'è da sorprendersi, proprio perché il risultato elettorale che avemmo nelle elezioni del 2018 è tale da portare un Parlamento molto frammentato e molto diviso. Ok. Incidentalmente, con la nuova legge elettorale avremo un Parlamento ancora più frammentato, quindi chissà cosa succederà dopo che avremo votato. Comunque è probabile. Sono litigiosi in tutto il mondo, dicevo, in certi paesi prevale questo istinto per la nazione, come in Francia, da noi un po' meno, ma non è un dato da sorprendermi. No, non mi ha sorpreso la crisi, perché il governo Conte 2 si reggeva su equilibri molto, molto leggeri, fragili. Anche il rapporto tra PD e 5 Stelle era difficile. Quindi era difficile che reggesse quel governo, anche se Conte si è dimostrato molto bravo e molto capace nel tenere insieme tutte queste forze così diverse.
Cosa dicono gli italiani? Cosa temono? Quale può essere diciamo, la prospettiva peggiore? Cosa vorrebbero in questo momento? E così, insomma, quali sono gli umori che magari avete testato nel corso di queste ultime ore, di questi giorni sicuramente importanti e delicati, insomma, per il paese? Ma gli italiani si spaccano in due a seconda delle correnti politiche. Gli italiani seguono ancora oggi nei loro giudizi molto l'appartenenza politica e quindi tutti quelli che votano per le forze di opposizione del centrodestra vogliono le elezioni, gli altri no. Si può dire una cosa, è stato chiesto da un istituto se gli italiani capiscono questa crisi, cioè ne capiscono il senso. E metà degli intervistati risponde che no, proprio non si è capito, anche perché è molto difficile da capire e da seguire, perché voi giornalisti state tutto il giorno a seguire queste cose, ma una persona tranquilla e semplice proprio non ne capisce più niente. Quindi metà degli italiani non hanno capito. Una buona parte degli italiani vuole tornare al voto e senza fare previsioni, volevo dire che il voto è senza previsioni possibili, perché nelle ultime elezioni ben il 30% decise proprio alla fine sulla base della campagna elettorale. Quindi ci troveremmo di fronte a una campagna elettorale roventissima, delicatissima e molto incentrata sui social media. Sì, è anche incentrata sulla sicurezza totale, dato che elezioni a breve determinerebbero assembramenti, e le elezioni di apposta poi abbiamo visto cosa ha generato anche negli Stati Uniti. Per chiudere, professore, è una crisi che gli italiani non capiscono, neanche all'estero l'hanno capito, cioè a leggere appunto i vari titoli e come viene affrontata questa crisi, effettivamente all'estero dicono come è possibile che in questo momento sia stata generata questa situazione. Io credo, allora non ho fatto un check, mea culpa, ma probabilmente è l'unico paese europeo in cui sta per saltare un governo, quantomeno si sta sta cercando di ricorrere a situazioni e a salvataggi di emergenza per non cadere. Le è piaciuto, per chiudere, professore, l'espressione usata dai giornali esteri rivolte a Renzi, Demolition Man? Demolition Man, Eh molto sì, l'hanno carino. chiamato così. Sì, è adatta perché questo però ognuno nel suo carattere, lui è nel suo carattere, è un demolitore un pochino troppo convinto della giustezza di se stesso e questo lo porta a una situazione difficile. Pensiamo che per Renzi questa è forse no, ultima, non c'è mai l'ultima speranza, però questo è l'unico modo per farsi vedere, per farsi notare e che ha tanti concorrenti su quell'area, diciamo, di centro-sinistra moderato in cui agisce, a tanti altri concorrenti, a Calenda, a parte del PD, insomma è difficile, è un'area difficile, si comprende che lui si muova. Comunque probabilmente la cosa si risolverà, probabilmente troverà i voti, nessuno sa il futuro naturalmente, e usciremo anche da questo. E Sappiamo usciremo. però una cosa, professore, che lunedì, quando Conte dovrà riferire in Parlamento, ci ritroveremo, faremo un salto nel passato, quando Conte rispose al famoso datemi i poteri di Matteo Salvini. Lì sostanzialmente ci fu, dal punto di vista puramente dialettico, una vittoria a tavolino per quanto riguarda il presidente del Consiglio. Stavolta Conte si trova davanti a un avversario, Renzi, che fa della dialettica uno dei suoi punti di forza, quindi sarà un gran bel duello, insomma, ovviamente per chi ha piacere, per chi si appassiona a seguire le dinamiche proprio parlamentari e di botta e risposta tra i vari leader politici. Sicuramente non sarà uno scontro, diciamo così, diverso rispetto a quello che ci fu con il leader leghista. Lei, come, insomma, che idea ha su quello che accadrà lunedì, proprio nel duello, appunto, dialettico tra i due? Ma io credo che sarà interessante per quelli a cui interessano queste cose, ripeto, quelli a cui Ok. interessano queste cose sono una minoranza di maniaci, tra cui lei e io, senza offese, non si arrabbi. No, no, ci Sarà mancherebbe. molto interessante. Le voci dell'ultimo minuto fanno pensare che uno
è possibile che Conte trovi i voti in Parlamento anche senza Renzi? È possibile che li trovi. Non è detto che tutti i renziani che sono ancora nel PD poi lo appoggino, non è detto che da Forza Italia non possano arrivare degli aiuti, insomma, può essere facile. Non va escluso lo scenario B, che è meno probabile, ma quello di un accordo all'ultimo minuto. Sì. A Renzi, secondo me, conviene meno perché gli conviene di più stare all'opposizione e avere libertà di urlo, di parola, di farsi vedere, però anche quello chiamiamolo uno scenario B con probabilità molto inferiore, 20%, ecco. Professore Renato Mannheimer, grazie per essere stato qui con Grazie. noi. Buon lavoro e buona giornata. Grazie.